Ciao a tutti, io sono Elena e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a sfatare gli ultimi 5 miti sui lettori. Se vi siete persi i primi due video, ve li linko su nelle schede così potete recuperarli. E poi, una volta concluso questo video, posso trovare altri miti da sfatare. Ho fatto già due video sui libri, uno sugli audiolibri, insomma, sicuramente ce ne sono tantissimi altri. Però comunque finiamo questi 5 di questo sito, dove ne indicava 15 in totale, io poi li ho divisi. Vediamo un pochino gli ultimi 5, appunto. Allora, non tutti i lettori amano tutti i libri. Beh, ovvio, questo va a gusto personale. Io sono più per i fantasy, soprattutto fantasy per adulti, da 3 anni a questa parte. Ma comunque anche tra i fantasy c'è sempre quel libro che non mi piace, insomma, va a gusto personale. Poi ci sono generi che non mi piacciono proprio, come i classici, anche se comunque ci provo e c'è l'eccezione anche tra i classici. E comunque, indipendentemente dal genere, c'è sempre quel libro che può non piacere. Poi non tutti i lettori hanno letto ogni libro mai pubblicato. Anche perché è temporalmente impossibile, cioè dovremmo avere 1000 vite, cioè, oppure una vita illimitata, no? Dovremmo essere immortali, tipo Dorian Gray, e leggere tutti i libri pubblicati. È temporalmente impossibile, quindi poi ovviamente faremo una selezione, no? Ogni lettore fa la propria selezione, decide quale libri leggere e quali altri no, insomma. Io vado appunto su una scrematura a livello di genere, quindi vado più prima sul fantasy, decido anche all'interno del genere, faccio la mia scrematura, vedo recensioni, le leggo, così colà, vedo un po' l'hype generale. Questo ovviamente non solo nel fantasy, ma anche principalmente in generale, diciamo, principalmente sul fantasy, però insomma, facciamo le nostre scremature, ecco, quindi quello che ci interessa e quello che non ci interessa. Poi, quando andremo a leggere un determinato libro, come dicevo prima, può non piacerci, però intanto decidiamo dall'hype che abbiamo, dal libro, trama, cazzi, se ci interessa, insomma, tante cose che ci fanno decidere quali libri leggere, quali prima e quali dopo, insomma. Sicuramente non leggiamo tutto quello che viene pubblicato. Poi, numero 13, quindi, non tutti i lettori leggono ogni libro che iniziano fino alla fine. Certo, come dicevo prima, se noi decidiamo di leggere un determinato libro perché ci ispirava, così colà, ma vediamo che non ci piace, non ci sta piacendo, perché l'interno non è come ci aspettavamo, come volevamo, il contenuto non è proprio l'ideale, non lo finiamo, possiamo decidere di non finirlo, poi possiamo provare ad andare avanti finché possiamo per vedere se migliora, così colà, ma sicuramente non tutti i libri si vogliono continuare perché non ci stanno piacendo. Io ultimamente sto abbandonando più libri rispetto al passato perché non voglio sprecare il mio tempo per un libro che non mi piace, quindi lo abbandono e ne inizio un altro che mi può interessare di più, che mi può piacere di più. Poi anche quel libro magari per la sfiga non mi piace, lo abbandono, però comunque non porto più a compimento libri che non mi piacciono, che non mi stanno piacendo. Poi, non tutti i lettori hanno difficoltà a distinguere tra realtà e finzione. Allora, siamo umani anche noi, abbiamo la nostra parte razionale. Sicuramente ci piace vivere nella finzione dei libri e magari dei film, delle serie TV. Stiamo parlando qui dei libri, quindi a noi piace magari immergerci in storie finte, no? O verosimili. Io che parlo spesso dei fantasy, no? È così bello viaggiare in altri mondi con altri personaggi che magari nella realtà possono anche non esistere, con creature finte, di immaginazione, draghi, diverse cose, ovviamente prettamente fantasy. È così bello vivere avventure che non possiamo vivere di persona, ma
tramite i libri è possibile farlo. Ho vissuto tantissime avventure nei fantasy da quando avevo circa 10-11 anni fino ad adesso, soprattutto con i fantasy, perché il primo fantasy che ho letto è stato Eragon, avevo 11 anni, era, mi sembra, l'estate tra la quinta elementare e la prima media, quindi avevo 11 anni, appunto, 11 e mezzo. Non è che prima non lo facessi, però da quando ho letto il primo fantasy, quindi Eragon, mi sono immersa ancora di più nella finzione dei fantasy e dei libri, ovviamente, in generale. Quindi è così bello vivere nella finzione, però questo non vuol dire che noi non viviamo nella realtà. Poi, vabbè, io sono particolarmente lunatica, ma neanche questo è una giustificazione di non saper distinguere realtà e finzione. Cioè, ovviamente siamo persone razionali anche noi, viviamo nel mondo reale anche noi. Certo, un po' meno spesso degli altri, perché noi leggiamo e quindi ci immergiamo nella finzione dei libri, ma appunto viviamo anche nel mondo reale. Poi, per ultimo, non tutti i lettori si sentono come personaggi dei libri. Certo, io non mi sento un personaggio di un certo, mi piacerebbe, ma effettivamente perché dovrei sentirmi un personaggio di un libro? Certo, mi piace rispondere ogni tanto con citazioni, mi piace lanciare queste cose, no? Tipo rispondere con citazioni che gli altri magari so che non capiscono perché non tutti leggono, anzi pochi. Insomma, questo non vuol dire che io mi senta così, cioè io spesso cito Silente, soprattutto ultimamente perché sto riguardando i film in TV, ma io, a parte che io Silente, io come Silente, voglio dire anche meno. Comunque allora, sono finiti qui i miti da sfatare, però voglio aggiungere una cosa alla fine, no? Tutto bello, per carità. Potete dirci quello che volete, però non giudichiamo prima di sapere. Magari molte di queste cose ci vengono dette anche con buona volontà, quindi fatto con poca malizia o con zero malizia, però appunto, sono cose che ogni tanto sento anch'io, no? Molto spesso altre, ma ecco, anche me, cioè spero che voi guardiate questi video che ho fatto, così sappiate che tutto ciò che pensate, perché io lo so che pensate queste cose, voi che non leggete, voi non lettori, ecco, vi abbiamo sfatato un po' di miti, almeno io ho cercato di farlo in questi 3 video, 5, 6, comprendendo i miti sui libri e sugli audiolibri. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like e fatemi sapere cosa ne pensate voi. Io credo che viviamo un mondo migliore se non ci giudichiamo a vicenda, no? Se siete non lettori, magari fateci tutte le domande che volete, però ecco, non cadete sul banale, mi raccomando. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!